Leonardo è un uomo complesso, ha tante teste sotto lo stesso cappello e deve tenere a freno i suoi demoni, la sua insaziabile sete di conoscenza che gli regala l'impossibilità di concentrarsi a lungo sullo stesso progetto, che lo porta a volte ad essere, per paradosso, pasticcione e disordinato e insofferente, sempre, a completare le sue opere. Terminare è la parte noiosa. Il Cenacolo lo completa controvoglia. Ha già altro per la testa. La mattina, a buon'ora, era a montar sul ponte, perché il Cenacolo è alquanto da terra alto. Soleva, dal nascente sole sino all'imbrunita sera, non levarsi mai il pennello di mano, ma scordatosi il mangiare ed il bere, di continuo dipingere. Se ne sarebbe poi stato 2, 3 e 4 dì che non v'averebbe messo mano, e tuttavia dimorava talora 1 o 2 ore al giorno e solamente contemplava. Considerava e, tessaminando tra sé, le sue figure giudicava. L'ho anche veduto, secondo che il capriccio o ghiribizzo lo toccava, partirsi da mezzogiorno, quando il sole è in leone, da Corte Vecchia, sul luogo dell'attuale Palazzo Reale, e venirsene dritto alle Grazie, e t'asceso sul ponte, pigliare il pennello, e tu 1 o 2 pennellate dare ad una di quelle figure, e di subito partirsene e t'andare altrove. Avrà sempre altro per la testa, e sempre poco tempo, chiamato dal suo signore a 1000 impegni, tra i quali scrivere sonetti, inventare giochi di prestigio, progettare feste leggendarie per cui realizzava macchine sceniche che lasciavano a bocca aperta. Sceglieva musiche, creava costumi, era regista. Avrà sempre altro per la testa. Solo quel ritratto di signora, rimasto a lui perché rifiutato forse dal suo committente, lo accompagnerà come un eterno ritorno, compagno di tanti suoi spostamenti. Sarà perché è un quadro di piccole dimensioni, sarà perché quando non c'è la molestia di una scadenza, lui può tornare a visitarlo quando vuole, rimodellarlo, dopo acute riflessioni. Per il resto Leonardo scrive le sue profezie tecnologiche a rate, in fogli diversi, anche per penuria di carta. Sullo stesso foglio affastella cose disparate, appunti, disegni, la nota della spesa, massime, spesso cose scritte di getto. Poi invece in modo analitico, quasi maniacale. Sui fogli tracce organiche, vino, cibo. Scrive da qualche parte una ricetta per fare la grappa colorata, per renderla più attraente. Proto-marketing. Lui comunque la grappa e il vino li beve. Chi nel futuro, armato di pazienza e di uno specchietto, si metterà a decifrare questa calligrafia che si sviluppa da destra a sinistra in assoluta tranquillità, come se fosse la cosa più naturale del mondo, si iscriverà ad una gigantesca caccia al tesoro. Trovare in migliaia di fogli inzeppati di segni, appartenenti spesso ad epoche diverse, tracce di uno stesso progetto, è un rompicapo, un'impresa disperata. Anche perché chi ha avuto in possesso i suoi manoscritti nei secoli successivi ci ha scritto sopra, anche lui. Nei casi migliori per numerare le pagine, in altri per vandalismo, o gioco, o interesse. Il disegno della bicicletta, famoso progetto attribuito a Leonardo, con ogni probabilità non è farina del suo sacco, perché non è fatto col gessetto dei suoi allievi. E né la penna né l'inchiostro sono del maestro. Il progetto è disegnato in 2 colori, e uno dei 2 colori proprio non corrisponde. Altre sorprese nello stesso foglio. Anzi, se uniamo quel foglio con il suo successivo, si scoprono in basso 2 caricature di pene. Ancora non è Leonardo a farlo. È un altro gessetto nero. Sopra troviamo la caricatura di un ragazzetto e una scritta che indica Salai. Ma chi è Salai? Nell'anno del Signore 1482 ancora nessuno per Mastro Leonardo, ma sarà proprio lui, Salai, che negli anni a venire meglio ci spiegherà con la propria presenza nella sua bottega il carattere del nostro genio. Se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo. Se sarai accompagnato da un solo compagno, sarai mezzo tuo.
tantomeno quanto sarà maggiore la indiscrezione della sua pratica. E se sarai coppiù, di più cadrai in simile inconveniente. Salvatico è colui che si salva.